Bentrovati cari internauti, io sono Giuseppe e questo è Ubudance Party, l'unico canale YouTube che non si può permettere la libreria dietro sullo sfondo perché costa troppo. Oggi parliamo del nuovo molto discusso album dei Big Thief, Dragon New Worm Mountain, I Believe in You, album della produzione di James Crivencia, ehm, sempre uscito per AAD e parliamo di un disco che per quanto la critica lo stia molto amando è comunque abbastanza polarizzante nelle discussioni, soprattutto tra quelli che sono un po' i fan storici della band e in particolare per quelli che vedono nel folk americano come una delle espressioni comunque più interessanti degli ultimi anni, sono tantissimi festival a tema, pensate a Folkpedia a Philadelphia, sono veramente è una scena, insomma, in generale molto viva, i Big Tif sono negli ultimi anni considerati il vero gruppo mainstream eh, che è riuscito a sfondare, soprattutto stiamo parlando degli ultimi 5-6 anni dell'ambito folk. Dopo due grandi successi nel 2019, tornano nel 2022 i Big Tif con un album gigantesco, sono 20 canzoni per 80 minuti, un lavoro sicuramente molto eh, stratificato, molto complesso, ma che in realtà... Eh, si presenta con una immediatezza che ha stupito molti ascoltatori. Se c'è una critica che troverete ripetuta molto spesso nei confronti di questo album, è che è un po' un ritorno indietro per i Big Tif. Ovvero che in confronto agli album precedenti, in particolare al primo, ma poi anche insomma quelli che hanno seguito nel 2019, c'è una sorta di regressione verso le radici di, della loro musica, quindi verso il folk, l'americana, verso il country. In realtà non è proprio così, cioè è così, se ascoltate per la prima volta questo album, quello che sicuramente vi verrà, diciamo così, in mente a livello di immaginario eh, collettivo è quello proprio eh, degli anni 60, degli anni 70, del folk non solo americano ma in generale anglofono e questo è un punto importante che andremo subito poi a puntualizzare successivamente. Ma la questione non è tanto una regressione in termini propriamente tecnici, quanto una regressione in termini propriamente timbrici, perché il lavoro dei Big Thief non è quello di semplificare o di tornare diciamo così, a una forma tradizionale, ma bensì di utilizzare tutta una serie di idiomi musicali che hanno a che fare con un passato ben preciso e con anche un'idea di pastorale, rurale di America che li aiuta in quella che è l'espressione di questo album, ovvero... Di cosa parla essenzialmente questo Dragon, che adesso chiameremo così, non c'è un titolo troppo lungo. Dragon parla essenzialmente di come ritrovare la tensione verso la libertà dopo l'isolamento. Questo parla. Alla fine di quello è quello di cui parlano di cui parleranno buona parte degli album che usciranno quest'anno inevitabilmente, perché il lockdown è stata un'esperienza molto estrema. È chiaramente eh, un gruppo con l'attenzione sempre avuta molto verso l'esterno, verso la natura, verso la ruralità, infatti necessariamente doveva passare attraverso questo trama anche passando per la tradizione. Mi sembra abbastanza, come si dire, logico. Ma questo ritorno al tradizionalismo, come vi dicevo, non è così lineare. C'è molta psichedelia, per dire, in questo album, c'è blues, eh, c'è tanta ricerca. Una delle, diciamo così, delle principali influenze che si intravedono è sicuramente quella di Kevin Ayers. Non molto eh, in vista diciamo così, da un punto di vista eh, critico, quando si va a riflettere su questo album, ma in realtà Ayers veramente eh, è un po' diciamo l'elemento che soggiace alla tensione psichedelica in tutto il disco. C'è una forma di ritorno alla dimensione fiabesca. Però questa fiaba è una fiaba che tendenzialmente finisce sempre molto male. Non a caso tra le altre influenze più importanti c'è il blues, non a caso tra le influenze più importanti c'è l'alternative rock degli anni zero e in particolare quello dei Primal Scream. Ma eh, qui attenzione prendetemi veramente con le pinze, non sto dicendo che i big tif... Stiano tentando di riutilizzare un linguaggio eh, dell'alternative rock, in particolare la sua decostruzione, quella sorta di definito poi postmodernismo. Quindi, diciamo così, il tentativo di stratificare e di interpolare tutta una serie di elementi della cultura pop in un unico, eh, diciamo, contenitore. Non è quello che fanno i Big Thief, sebbene anche qui a un primo ascolto si possa. Eh, Quasi dire che il tentativo è quello di creare una eterogeneità dei generi all'interno di questo disco, in realtà si sente molto bene qual è, diciamo così, l'attenzione principale per i Big Tiff, che è alla fine il folk e il country, ma tutta questa serie di elementi che intercorrono tra di loro, che creano, diciamo così, una serie di piccoli eh, riferimenti di ragnatele servono essenzialmente per la band per costruire un suono una serie di situazioni che non siano mai troppo ripetitive e il risultato c'è perché in queste 20 canzoni è veramente eh, in un certo senso è come ascoltare insieme big thief in un focolare eh, casalingo molto familiare dischi tutti assieme poi riascoltarli risuonarli però come se fossimo in un gruppo, come se fossimo effettivamente tutti attorno a questo focolare con delle chitarre acustiche e riprovare a ripescare una serie di sensazioni. Ed è per questo che le influenze di Big Thief sono, per quanto chiare, anche abbastanza. Ininfluenti, nel senso che, per quanto ci sia iers, per quanto ci sia l'alternative rock, per quanto ci sia addirittura il lo fai, ci sono delle serie di cose veramente carinissime in questo album. Quasi mai eh, queste vengono seguite pedissequamente oppure servono per creare una eterogeneità artificiale. Sono veramente delle influenze dirette che ormai sono. Diciamo in, in, così, proprio passate attraverso la sensibilità di questi artisti e hanno sviluppato una necessità di linguaggio. Per cui, cosa intendo dire in italiano, perché l'ho detto un po' male, intendo dire che tutte queste piccole eh, influenze servono per portare, servono perché attraverso di loro ci sono una serie specifica di sensibilità. Il blues viene utilizzato per raccontare la depressione. Degli elementi del lockdown e anche la mancanza di speranza, l'alternative rock per raccontare invece gli elementi più positivi e se volete anche più, eh, diciamo, più folli, più particolari, più anche introiettati sicuramente, mentre il folk americana, ecco, sono di ricongiungimento di nuovo con la natura, elemento che abbiamo visto molto importante anche in gruppi, non della, della scena come i Pin Grove, quindi dello slowcore, l'abbiamo visto con la recensione di 11 Eleven, ne abbiamo parlato anche in UK con eh, i Modern Nature. C'è effettivamente un ritorno, ovviamente per molti gruppi, alla dimensione così, diciamo, rurale della, della realtà. E ma nei Big Thief questa cosa è fatta con una, secondo me, consapevolezza più raffinata delle cose che abbiamo visto precedentemente, e questo lo rende uno degli album più interessanti di, di tutto, diciamo così di questi primi due mesi del 2022, ve lo per dire, del 2022, però siamo un po', un po presto per dirlo, ma sicuramente i Big Thief con questo album hanno segnato uno dei momenti più interessanti dell'anno. Ora, parlarvi singolarmente di ogni canzone non avrebbe neanche troppo senso, fra l'altro non è che tutti i pezzi siano allo stesso livello, anzi ci sono dei pezzi che effettivamente si stagliano enormemente nei confronti degli altri e magari qualcosa in meno si poteva fare, nel senso che... Questa eh, verbosità tra virgolette, questa lung lungaggine non è sempre giustificata dai pezzi sempre, sempre all'altezza, ma sicuramente questo percorso è un percorso che va fatto dall'inizio alla fine ed è un percorso che ha una sua eh, sequenzialità, che ha un suo riferimento anche, diciamo così narrativo all'interno delle canzoni stesse non è così forte ma certamente è un, è diciamo così un viaggio che vale la pena fare dall'inizio alla fine la mia però sarà una brevissima selezione dei pezzi che secondo me veramente si stagnano in questo album e che rappresentano alcuni dei pezzi più belli che ho ascoltato negli ultimi 5 anni di musica in generale e che rappresenta per i Big Thief uno dei momenti più alti Tutta la loro produzione importante qui, però, capire come mai apre l'album Change che è un pezzo, è infatti, come dicevamo, molto tradizionale. L'aspetto rurale è evidente sia nella struttura, sia nelle timbriche, sia nei testi. È qualcosa che, come dicevamo, è un finto ritorno al tradizionalismo. È proprio la chiave di lettura di questo disco è necessario che sia all'inizio perché presenta proprio questo ritorno alle radici che non vuole essere un ritorno, ma una riscoperta che vuole essere un tentativo. Di ricollegarsi anche se si è perso qualcosa perché questo isolamento ha creato una incapacità di lettura delle grammatiche della natura e una, diciamo, proprio incapacità linguistica di rapportarvi, sì. Per cui c'è proprio un tentativo, anche emotivo, non solo grammaticale, ma anche emotivo, se non soprattutto in realtà, di ritornare alla natura, un tentativo di ritornare alla natura che passa attraverso quella mutevolezza che la natura ha e l'incapacità però di riuscire a seguirla, in un certo senso. Quindi c'è la speranza di tornare ai ritmi della mutevolezza della natura e al tempo stesso l'incapacità di riuscire a seguire quel ritmo. Change rappresenta un po' l'inizio e la chiave di lettura per tutto il resto. Il secondo pezzo invece che, è, diciamo così, uno dei pezzi più interessanti di tutto l'album è anche quello che ha portato un po', secondo me, a una lettura non precisa del disco, perché Time and Escaping è un lavoro che chiaramente rappresenta una rottura, ma più che una vera e propria rottura, si parla di ricerca. Non è, ecco, come molti hanno, hanno visto, giustamente, una delle grandi influenze di questo album nell'art rock è quella dei Wilco. Ma Time Escaping, che è chiaramente il pezzo che più richiama a, a, diciamo così, alla dimensione un po' storta eh, di Yankee Fox rock Hotel, eh, di album comunque più di ricerca da parte dei Wilco, sebbene ci sia quella dimensione in Time Escaping di un lavoro nella sezione ritmica, anche nelle armonie veramente di ricerca, di, di, di scusate, cioè i gatti si stanno ammazzando sul letto dietro di me, forse li sentite dal microfono. Spero di no. Dicevo, sebbene ci sia questa dimensione di rottura, di sperimentazione, nel, eh, in, questo, in questo caso i Big Thief vanno veramente su un lavoro di sottrazione, non c'è come nel caso dei Wilco, un tentativo tramite anche qui l'accostamento magari di timbri un po' inusuali, un lavoro raffinato ritmi, un, un tentativo diciamo di, di prendere di alla sprovvista l'ascoltatore e di trasportarlo in una dimensione emotiva che nel caso di Wilco è estremamente intima e però molto stratificata poeticamente. Nel caso di Big Thief, in realtà questo apparente spaesamento è solamente, esclusivamente un discorso ritmico, è solo ed esclusivamente un discorso che serve per, eh, letteralmente per la canzone per strutturarsi, ma non ha una necessità poetica, questo non necessariamente è un male, anzi è proprio un tentativo di prendere una serie di elementi che hanno un valore di per sé, trasformarli, utilizzarli nella propria personale poetica e il risultato è effettivamente è quello di uno dei pezzi più belli di tutto l'album, se non forse il pezzo più bello in Spud Infinity, che è il pezzo che segue, c'è anche qui una chiave di lettura per tutto l'album. L'infinitamente piccolo è il luogo nel quale possiamo ritrovare il grande, è il luogo nel quale possiamo ricongiungerci in un certo senso alla immensità della natura. Certainty, invece, è il pezzo che più rimanda alla grande tradizione e ricorda moltissimo i Buffalo Springfield di Again, anche se nel caso dei Big Thief, la politica è completamente avulsa e si sceglie proprio ancora una volta la dimensione più quotidiana ed è un pezzo che racconta come in realtà il tentativo di riconciliarsi con le certezze di tutti i giorni, con le certezze del quotidiano, sia in un certo senso anche necessario per ricostruire l'identità di un futuro possibile. Non si può ricostruire la nostra fiducia verso il futuro senza eh, ricongiungerci con le certezze che facevano parte della nostra quotidianità, che sono perse, perché alla fine di questo parla il pezzo, parla dell'incapacità anche di riconciliarsi con l'amore di tutti i giorni, perché questo quotidiano distrutto, slegato dalla realtà, ha lasciato veramente anche gli amori, le relazioni degradarsi sempre di più a una forma di ritualità senza senso. E quindi ecco che secondo, anche qui è un altro pezzo fondamentale per comprendere un po', ed è un po' anche questo chiave di lettura di altri pezzi del, del, del disco, riconciliarsi col piccolo, come dicevamo prima, riconciliarsi col quotidiano in particolare, è un modo per riportare la mente a riscrivere in maniera speranzosa il futuro. Dopodiché andiamo nella parte centrale dell'album, con due pezzi secondo me molto interessanti. Uno è Heavy Band che eh, riprende, diciamo così, un po' le tonalità. Tipiche eh, dello fai, in particolare quello che ci mettiamo di sottofondo quando magari studiamo, quelle robe che ormai fanno parte di una sonorità complessiva del quotidiano, soprattutto della gioventù, soprattutto dei più giovani che lo mettono anche di sottofondo nei, che vi devo, devo dire durante le live su Twitch, anche nei loro canali YouTube: questo sound che è, diciamo così è sempre lo stesso, che è riconciliatorio nei confronti di sonorità come quelle delle pubblicità degli anni 90. Che riconciliatore nei confronti di sonorità come quelle dei vecchi Nintendo è un una nostalgia artificiale va bene, ma che funziona, che ha una sua poetica ha un una sua struttura sarebbe anche molto bello parlarne qui su Dance Party, un po' le lo-fi di Vaporwave eh, di Funkwave, tutta questa serie di piccole cose che sono nate eh, intorno anche lì agli anni 10 e che hanno veramente rivoluzionato il modo con cui ci approcciamo non solo alla musica elettronica ma veramente a musica tutta ecco che qui nei Big Thief infatti ci sono gli echi di quella dimensione che effettivamente, ripeto, hanno senso in contesto, cioè se li pensate, declinati in quella che è la poetica di questo album, e quindi la riconciliazione, l'infinitamente piccolo, ecco che torna nel quotidiano queste sonorità e possono congiungersi benissimo con, con, con nessuna fatica al country e all'altro rock. Dopodiché c'è il pezzo successivo che è Flower of Blood, è quel pezzo che vi dicevo che veramente eh, mette in primo piano i primal screen mette in primo piano quell'alternative rock lì e lo fa anche in questo caso con grande intelligenza, con la capacità di unirlo in maniera molto molto brillante al songwriting in generale. Quindi, senza snaturare la natura del disco. E per quanto possa sembrare un salto, perché come sonorità è effettivamente un salto dai pezzi che ho descritto all'inizio, se ascoltate all'interno di quel flusso ben pensato, ben congegnato, che è questo pacco. Paccone di 80 minuti e 20 canzoni ha una sua eh, storia, ha un suo motivo d'essere, ha un suo momento in cui effettivamente serve quel tipo di espressione lì. È un'espressione più eh, rabbiosa, ma al tempo stesso, perché è ovviamente più elettrica, ma al tempo stesso è anche un'espressione di forte speranza. È invece un bel blues, quello di Love, Love, Love. Forse anche lui uno dei pezzi più belli, se non forse il pezzo più bello della carriera di Big Thief Questo ce lo dirà il tempo, e gli ascolti ovviamente. Io ho ascoltato parecchie volte questo disco, ma andrà ascoltato tante volte quest'anno. Sicuramente comparirà nella tier list che farò nel 2023 a febbraio, perché è anche solo per questo pezzo, che è veramente bellissimo. È un blues in cui anche in questo caso si torna all'infinitamente piccolo, ma c'è la disperazione in questo caso più assoluta, per quanto. Lì, alcuni riferimenti come White Stripe siano, si possono anche trovare, ma forse è una forzatura. La, idealmente, questo è un pezzo che, al contrario di tutti gli altri, più che andare sulla riconciliazione, questa è un po' la china che prende l'album verso il finale più che veramente trovare speranza nella riconciliazione, nella ruralità e tutto il resto, va effettivamente sempre più verso un cammino depressivo. È anche il vero canto, il primo canto disperato che troviamo in tutto l'album e fra l'altro funziona benissimo proprio perché non deve eh, strutturarsi come al solito in un crescendo epico, ma questa tensione che pervade tutta la canzone... Cresce soggiacente in, in tutto il pezzo senza però esplodere e rimane lì, permane in questa terribile condizione di incapacità, di illeggibilità sempre della realtà, di mh, incomprensione delle grammatiche, dell'amore in questo caso, e funziona benissimo perché. Per quanto parli di un amore quotidiano, un amore conosciuto, un amore che eh, anche lì proiettato nel futuro, ehm, questa testa che si poggia sulla spalla in un aeroplano, è un'immagine di un quotidiano assoluto che però abbiamo perso completamente. E funziona benissimo, fra l'altro, perché parla di viaggio, parla di tutto. È un'immagine semplice, ma all'interno della quale c'è veramente un contesto che abbiamo perso, che funziona pienamente anche nel resto del disco. Ecco. Qui viene spezzato, viene veramente spezzato, non c'è la possibilità di vedere un futuro plausibile per tutto questo. Sembra che questa quotidianità sia irraggiungibile adesso, sia veramente inconcepibile quasi, come se anche riprovandola non si possano più accedere a quelle piccolezze che in realtà contenevano la grandezza dell'amore universale che provavamo. Insomma, è veramente un discone questo Dragon, New World, Mountain, I Believe in You, è un disco interessantissimo, un disco al quale io personalmente gli do un bel lotto, e devo dire sono rimasto in linea un po' col Metacritic che c'è stato a giro, eh, stranamente, non è, non è tipico di una volta suonato il sassofono, né di questo, né di, Ubudens uh, party, però così è accaduto. Uh, sto continuando a provare a dare i voti come vedete. Abbiamo discusso uh, sotto l'ultimo video se era il caso o no. Uh, vi ho visto un po' divisi. Sicuramente, dare i voti per me è uscire fuori da una comfort zone. Dall'altra, non credo molto nel valore del voto. però è una cosa di cui discuteremo probabilmente ancora durante l'anno e vedrete comunque quando farò la classifica. Perché anch'io proverò a fare una cosa del genere, ma non sarà non sarà una classifica, ma infatti utilizzeremo il sistema del tier list per farla e la faremo a febbraio 2023, vedrete come i voti non varranno più un tubo. Perché comunque mi servono almeno, questa è la mia idea del voto, deve essere un tentativo di darvi una bussola attraverso il quale, oltre alle parole, eh, potete trovare un appiglio un pochino più permettetemi il termine che per me è molto sgradevole, oggettivo, ok? Questo 8 vi deve dare un po' l'importanza che per me ha, perché io sono veramente cattivo con i voti, però 8 è tanta roba e sto provando a dirvelo in questo senso cercando di spingervi ad ascoltare attentamente questo disco che rischia di essere preso sicuramente per un bel disco ma di non comprenderne la stratificazione che è effettivamente è veramente molto intelligente da parte dei big tiff è realizzata con un songwriting di altissimo livello spesso e volentieri non sempre non sempre ma spesso di altissimo livello Spero di non essere arrivato troppo lungo. Eh, sicuramente farò, proverò anche a fare degli shorts per parlare magari di singoli o per parlare di cose che non, di cui non riesco a parlare, ma di cui magari c'è pochissimo di cui parlare. E in tre parole se ne finisce. Quindi proverò magari nuovi formati durante questa settimana. Non lo so, vediamo se il tempo ce l'ho. Eh, intanto mi metto avanti per eh, le richieste eh, di Alessandro e Davide. E ci sono diverse cose di cui parlare. Vediamo quanti video escono questa settimana. Spero almeno tre, ma non credo. Noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio distanziato, come al solito, da Ubuntu Party. Ciao!